Il decreto sblocca cantieri cambia significativamente la disciplina in materia. Per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, potrà accelerare questo processo? Ma in realtà il decreto sblocca cantieri, un decreto che è stato convertito da poche settimane, sì, modifica moltissime delle norme del codice dei contratti. Una parte degli osservatori ci dice che va nella direzione della semplificazione e quindi del miglioramento, dello snellimento delle procedure, questo è sicuramente un bene. Per altro verso c'è bisogno di attenzione e bisogna stare attenti a che le modifiche normative continue, troppe modifiche normative, rischiano di non aiutare il settore. Diamo fiducia a questo nuovo strumento normativo, ma troppe modifiche susseguite nel corso del tempo rischiano di rappresentare se stesse un ostacolo alla crescita. Potrà aiutare anche a combattere la corruzione. Ma il codice del 2016, ormai a circa 3 anni, era un codice che guardava moltissimo al settore dell'anticorruzione e molti hanno detto che era un codice che nasceva costruito intorno alla figura dell'ANAC, dell'autorità anticorruzione. Questa cosa in parte vera, in parte se ne può discutere, ma la cosa diventerebbe troppo complessa. Sicuramente c'è bisogno di snellire, di velocizzare il settore degli appalti, ma il problema della corruzione non è risolto in Italia, quindi bisogna mantenere la guardia alta anche su un settore, su un problema che non è mai stato totalmente superato.